Buongiorno, pasticceria al volo, tips and tricks. San Valentino? Forse, forse no. In ogni caso, altra tecnica di decorazione col burro di cacao. Non tutti abbiamo l'aerografo a casa e neanche in pasticceria, ma si possono fare degli stampi comunque colorati totalmente, anche utilizzando un'altra tecnica, e questa è anche molto bella all'interno delle praline, anche solo per qualche dettaglio. In questo caso io ho fatto tutto il cuore, vedete che comunque è bello lucido, rosso, e ho utilizzato quindi una spugnetta. In questo caso ho lavorato con uno stampo in termoformato, che è uno stampo da torta, ma considerate che potrebbe anche essere fatto il decoro col burro di cacao, una camicia sottilissima in cioccolato e poi riempita torta, quindi potrebbe essere una torta perfetta per San Valentino, oppure riempita di cremino e diventa un mega cioccolatino per il vostro, no, il cane no, perché perché nonostante sia uno degli amori più grandi non può mangiare cioccolato, però anche per voi stessi. Quindi come fare? In questo caso burro di cacao da stufa, quindi non temperato. Perché? Perché vado a temperarlo un po' come fossi un pittore direttamente sulla tavolozza, ovvero vado a immergere la mia spugna, a muovere un po' di cioccolato, di burro di cacao, in modo tale che ovviamente il freddo del marmo riesce a raffreddarmelo. Non bisogna farlo troppo, altrimenti surcristallizza e poi non si staccherà dallo stampo. E poi andiamo semplicemente a colorare, mettiamone un po' di più, andiamo a colorare lo stampo come fossero tanti pois. Ok? Quindi semplicemente non ripassate troppe volte sullo stesso punto, altrimenti rischia di surcristallizzare. Potete anche decidere di farlo tutto colorato, ad esempio io ho fatto delle uova di Pasqua con tantissimi colori differenti. Fate la stessa tecnica con i vari burri di cacao, quindi se ve lo faccio così per farvelo vedere, vedete, viene quasi a pois. Andate poi tranquillamente a coprire i buchi, lo lasciate cristallizzare. Una volta cristallizzato, secondo me è anche carino che rimanga non tutto uniforme, quindi viene un pochino velato. Una volta cristallizzato potete andare a colare il cioccolato bianco e quindi andare a creare il vostro cuore rosso. Cambio di prospettiva giusto per farvi vedere il cuore come viene. Quindi questa è comunque la lucentezza, vedete che è molto bello, ovviamente non è uniforme. E lo stampo è così, e all'interno il mio burro di cacao è già cristallizzato, quindi io posso colare la camicia. La stessa tecnica può essere fatta col pennello, quindi ovviamente avrete un effetto non a bolle, cioè non a pois, ma a spennellate, e quindi nonostante uno non abbia il compressore può comunque ottenere un bellissimo effetto lucido di burro di cacao colorato in modo molto semplice. Per altre informazioni, altre tecniche, altri consigli, guardate altri video e potete trovare anche tutto sul mio ebook dedicato alle praline colorate. Grazie mille, buon San Valentino e buon tutto il resto. Ci vediamo al prossimo video, grazie.